Un open day per promuovere la salute pelvica femminile e l'iniziativa messa in campo dal reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale dell'Annunziata che celebra la giornata dell'8 marzo con la prevenzione e la prossimità. Non una festa, ma una giornata appositamente dedicata, in linea con lo spirito dell'8 marzo. In questo momento siamo qui all'ospedale di Sulmona presso l'unità operativa di ginecologia ostetricia per accogliere le donne nella giornata dedicata alla prevenzione e ricordare che l'8 marzo è un giorno che deve semplicemente celebrare e non festeggiare la donna in tutte le sue patologie, in tutte le sue necessità, in quella che è la forte differenza con il corpo maschile. In questo la medicina di genere deve assolutamente porre in evidenza l'enorme differenza che il corpo di una donna ha nella risposta a un farmaco, un vaccino, a una terapia. E oggi la scienza deve prendere in considerazione la donna a 360 gradi anche nelle totali differenze rispetto al corpo maschile. Noi a Sulmona abbiamo molta attenzione per la patologia femminile, in particolar modo prevenzione e trattamento del pavimento pelvico. Le donne devono sfatare questo tabù, che durante il postpartum, la menopausa, devono, sopportare i disturbi della pelvi come l'incontinenza, l'atrofia, la secchezza genitale o la carenza del desiderio e della libido. Noi qui abbiamo trattamenti unici nel pubblico attraverso farmaci e radiofrequenze che permettono alla donna di poter curare e guarire dalle patologie. Ricordiamo l'utilizzo del gel piastrinico, che è un trattamento fatto con il sangue autologo della paziente che può rigenerare i tessuti e guarire addirittura patologie autoimmuni come il lichen, trattamenti che sono unici in Italia, in particolar modo nel pubblico, pagando esclusivamente un ticket. Oggi siamo qui pronti ad accogliere tante donne proprio per promuovere la salute femminile e promuovere queste tipologie di tecniche che il nostro ospedale ha a disposizione nel pubblico. Come ostetriche e come persone vicino alla donna sempre, abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa giornata completamente alla donna per verificare le disfunzioni del pavimento pelvico. L'ambulatorio pilota è l'unico nel centro-sud Italia in grado di offrire questo servizio attraverso il pagamento di un semplice ticket. Da qui l'apertura delle porte proprio nella giornata dell'8 marzo.